Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale Anna Luce Mamma che Trucco. Chiedo scusa se sentite dei rumori, ma mio figlio di là con l'influenza e a lui piace cantare, parlare, quindi prevedo che sarà un video bello e difficile da girare. Ma va bene, sono mamma, capitemi, purtroppo come un minuto libero cerco di registrare. Oggi video skincare serale. Questi sono i miei prodotti per quanto riguarda la skincare proprio di trattamento, mentre poi in un altro cestino i prodotti per quanto riguarda la detergenza e la pulizia, che li ho proprio vicino al lavandino, quindi nell'altro bagno. Questi sono stati divisi, anche perché sono molti di più, che la sera proprio mi piace coccolarmi. Allora, iniziamo subito. La prima cosa ovviamente che faccio quando arrivo nel bagno è struccarmi, perché io mi trucco sempre, tutti i giorni. Siccome utilizzavo troppi dei make-up, chiedo scusa giusto un po' le luci, perché ancora ho difficoltà a gestire queste luci, poi con gli occhiali riflettono, va bene. Quindi utilizzavo davvero troppi dei make-up, era una spesa ingente, perché poi tra trattamento e tra struccaggio diventava un po' difficile gestire la cosa, facevo tanta spazzatura e quindi ho deciso di chiedo scusa ancora, li muovo un pochettino ma per centrare meglio l'inquadratura, di utilizzare questo panno della Glove. Questo è il famosissimo guanto della Glove che si infila così. In realtà io lo utilizzo anche così, non mi dà problemi, come mi gira lo utilizzo. Questo si trova su Amazon al prezzo di 10 euro, oppure ci sono diversi kit di tutti i prezzi, oppure sul sito di QVC. Allora, ovviamente sporco perché tanto per cambiare non mi so organizzare quando devo fare un video, vabbè, è realistica la cosa. Ecco mio figlio di là che fa i combattimenti, va bene, ha 4 anni, passatemi, sarà un video movimentato. E ottimo, come vedete da un lato io mi strucco gli occhi, dall'altro lato mi strucco il viso, infatti qua si vedono i residui di mascara per la serie Ma Vice la Zozza. E niente, ottimo, morbido, io lo lavo di continuo, adesso lo devo buttare in lavatrice, ma non gli ho fatto fare il lavaggio per fare il video, sarà il prossimo lavaggio, appena questo lo butto. Non è proprio morbidissimo, quindi non fa una microsfoliazione, ma semplicemente deterge con delicatezza, strucca benissimo, solo con l'acqua no, non mi piace l'effetto che ne viene, non leva tutto il trucco come piace a me, però io, ripeto, da un lato ci metto il detergente, lo struccante occhi, dall'altro lato lo struccante viso e quindi mi trovo benissimo così. Ho intenzione di ricomprarlo e probabilmente non lo ricomprerò rosa, ma un colore più scuro, perché col mascara è una tragedia. Poi, ovviamente, sul panno io metto la prima cosa che strucco sono gli occhi. Al momento sto utilizzando lo struccante bifasico della Puro Bio, questo Vegan Ok 200 ml. Ottimo, non è il primo che utilizzo, lo ricompro sempre, ce l'ho sempre nelle mie scorte. Proprio niente da dire, questo è il lince, se riuscite a mettere a fuoco, non lo so, vedete voi, fate magari un fermo immagine, per qualsiasi cosa me lo scrivete giù nei commenti e vi risponderò. Io lo shakerò, ne verso un pochettino sul guantino e lo posto su entrambi gli occhi, dopodiché giro il guantino. Questo siamo in un costo, di un costo che si aggira intorno ai 13-14 euro, ottimo. Io ripeto, ne faccio largo uso e gli occhi li strucco sempre a parte con struccanti bifasici, perché siccome ho una bassa lacrimazione, ho un occhio molto delicato, un contorno occhi sottile, sto molto attenta. Dopodiché giro il pannetto e metto il latte detergente. Al momento sto utilizzando questo della Bio Phyto Relax, la luce nemmeno a farla apposta, al Active Age Goji, latte olio per peli mature, detergente viso occhi con omega 3 e 6, certificato ICEA, Cosmos Organic, Vegan Ok, non si fa mancare nulla. Ora, questo è un latte detergente molto sottile e delicato, che spalmando veramente diventa olio. Devo dire la verità, a differenza del suo fratellino, quello latte tonico all'avena per peli delicate, io con questo mi trovo abbastanza bene, quello l'ho odiato, non lo sono riuscita proprio ad utilizzare, l'ho messo in un video bocciati, questo ha una gradevole profumazione, tutto sommato si può utilizzare sia da solo spalmandolo sul viso, e utilizzando il pannetto solo per rimuovere l'eccesso, ecco, di trucco,
sia sciacquandomi semplicemente, sia sul pannetto. Non lo metto sicuramente fra il video tra i prodotti preferiti perché non l'ho utilizzato abbastanza per potervi dare, ecco, una, però non è male, tenendo presente che questo costa intorno ai 12 euro e si trova nella grande distribuzione, quindi un po' ovunque. Io l'ho acquistato da Acquestapone pochi giorni fa a 4,99 euro perché il mio latte detergente stava finendo. Nonostante io avessi le mie belle scorte, mi ha incuriosito sempre provarlo e l'ho trovato con un forte sconto, l'ho preso e l'ho messo subito in uso perché non vedevo l'ora di provarlo, perché al momento è molto gettonato sul web e devo dire che merita la fama che ha, almeno per il momento mi piace. Poi se ci sono ovviamente aggiornamenti vi faccio sapere. Dopodiché io cosa faccio? Sciacquo il viso e ci passo il detergente con il mio Foreo Luna 2. Di qua la parte della detersione con queste setole, doppie setole, quindi qua più grosse e qua più sottili. Di qua la parte del massaggio anti-age. Non ve lo nomino più perché vi ho fatto un video a parte, ottimo, 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 io senza di lui non vivo più, è un mai più senza. Ovviamente arriverà anche quel video, non vi preoccupate. Questo è un detergente che io non pensavo, ma che ricomprerò e che mi è piaciuto tantissimo, dell'Omia Laboratoire, detergente viso, eco, biologico, idratante, equilibrante, viso occhi con aloe vera. Compatibilità oculare testata, gel d'agricoltura biologica certificata, certificato ECEA 200 ml, zero parabeni, silicone, oli minerali, insomma buono buono buono. È un detergente meraviglioso, come vedete un detergente, non so se si vede, molto liquido, non brucia sugli occhi e io con gli occhi sono delicatissima, quindi se ve lo dico io che non brucia, non brucia, ne basta una quantità minima, mi sta durando da mesi, mesi e mesi. Ottimo, ottimo, ottimo. Se vi potesse interessare, questo è l'inci, si vede abbastanza chiaramente, fate un fermo immagine la cosa, si trova intorno ai 5, a me questo personalmente è stato regalato, però ho visto il prezzo all'OVS e costa intorno ai 5-6 euro, ma ho intenzione di ricomprarlo perché penso che questo detergente può dare il suo meglio in estate. È un detergente equilibrante, delicato, ma che al contempo sgrassa la pelle, la pulisce a fondo, rimuove tutti i residui di make up e soprattutto non tira. E vi assicuro che su di me tira la qualunque. Questo stranamente non tira affatto, è davvero equilibrante e oserei dire idratante, non brucia sugli occhi, ottimo, 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 ve lo consiglio di cuore. Probabilmente sarà un mio mai più senza anche questo, 6 mesi di PAO, non testato sugli animali, vi assicuro che dura 6 mesi questo detergente perché vi ripeto ne basta pochissimo, io poi ne metto una goccia, proprio ecco faccio una pusciata così sul Foreo, questa è la quantità che ne basta per farvi capire, lo attivo, lo passo su tutto il viso e via, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Dopodiché dopo il detergente io mi asciugo il viso e mi faccio il più delle volte uno scrub. Ora perché dico il più delle volte? Perché da quando ho scoperto questo scrub, scusate, sono stanca, non ci fate caso, questo scrub io lo passo tutte le sere, uno scrub meraviglioso. Questo è lo esfoliante nutriente scrub, sugar scrub dell'Oreal. Nutre e lenisce la pelle secca, 50 ml, 24 mesi di PAO. Allora, io non ho la pelle secca, ho la pelle mista, però sensibile in alcune zone. E ogni volta che passo lo scrub, io bestemmio tutti i santi, passatemi il termine, perché mi dà fastidio, mi fa male. Io devo stare molto, io posso utilizzare solo certi tipi di scrub, certe volte ho dovuto regalare scrub costosissimi, proprio perché non riuscivo a passarlo. In genere lo facevo lo scrub una, massimo due volte a settimana, perché non mi piaceva, non mi piaceva. Questo prodotto, che sarà un altro mai più senza, mi ha letteralmente rivoluzionato la vita. Ho intenzione di ricomprarlo, anche se al momento non è sconto. L'ho visto da Acquestapone a 9,90 euro, questo mi è stato regalato.
ed è questo scrub con dei microgranuli talmente sottili che da qui in realtà non si vedono, ne basta pochissimo, ma io spesso abbondo. Quindi in pratica cos'è? È uno scrub che passandolo diventa olio. Quindi prima c'è la parte scrubbante e dopodiché subito dopo idrata la pelle. Ora, si può utilizzare in due modi. Se voi lo passate sulla pelle asciutta è un attimino più forte, ma io lo passo sempre sulla pelle bagnata. Quindi vi assicuro che lo scrub dura talmente, adesso io l'ho passato sulla pelle asciutta e quindi ancora c'è un minimo, però se vedete non ci sono più microgranuli, ma c'è la parte oleosa. Ma quando lo passate sulla parte bagnata, uno scrub meraviglioso perché vi idrata tantissimo, è davvero davvero nutriente, io lo amo. Per un costo di 9,90 euro, quando vi assicuro che io ho provato scrub di tutti i tipi e li ho odiati, anche ICOS, anche scrub pagati 20, 30, 40 euro e non sono come questo. Questo è ottimo, 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 dell'Oreal, lo sugar scrub per pelle secca, io non pensavo, ma anche questo è un consigliatissimo e vi assicuro che... io lo ricomperò non appena finirà, mi è stato regalato poco tempo fa nuovo, questo è lo stato in cui è, per farvi capire. Ottimo, 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 io non posso vivere più senza questo scrub. Datene presente che adesso ho una scorta di scrub infinita da provare, però quelli li utilizzo una volta a settimana quando non utilizzo lui. Lui lo utilizzo praticamente quasi tutte le sere perché in questo periodo ho più esigenza di scrubbare per un problema mio personale, nel senso che mi sono uscite dei brufoletti, delle macchie, quindi ho più esigenza di rinnovare, ecco, di aiutare il rinnovamento cellulare, quindi per la scomparsa di queste macchie. Però vi assicuro che ottimo, 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 lo potete passare tutti i giorni sulla pelle bagnata e fa un minimo di esfoliazione, ma tutto il resto è veramente è olio, è una cosa meravigliosa. Io mi asciugo e ho la pelle più idratata di quando l'ho lavata, cioè per la serie è ottimo, 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 davvero nutriente. Dopodiché a questo punto io mi asciugo la pelle e mi faccio le maschere o la maschera, o se faccio una maschera purificante spesso è seguita da un idratante, o altrimenti faccio una semplice maschera idratante, o altrimenti faccio una maschera chiudi pori, anti-age, ogni sera cambio. Poi passo alla vera skincare, ecco, della situazione. Qua praticamente ne passa quasi un'ora, mio marito dice, non ve lo dico proprio, mio marito mi arriva là a bussare, io mi chiudo e non ce n'è proprio per nessuno. Allora, al momento sto utilizzando questo tonico dell'Estée Lauder che costa più di 30 euro, è un tonico multi action hydrating tonic, idratante, esfoliante e dolce per tutti i tipi di pelle, 200 ml. Ora sono sincera, io l'ho trovato al 50% di sconto, non è assolutamente bio, ha un inci pessimo, ha l'alcol al secondo posto e quando lo mettete si sente tantissimo, praticamente si può dire che è quasi tutto alcol, ma io non vedo questa esfoliazione dolce, però riesco a utilizzarlo, ho detto adesso e mai più. Vi ripeto, ho trovato un'offerta di un negozio che stava togliendo la marca, quindi l'ho pagata al 50%, mi è sembrato simpatico per provarlo, a me piace cambiare e provare, ma non ho intenzione di ricomprarlo, non mi è piaciuto, né tantomeno vale i soldi spesi, ma anche a prescindere dai soldi che costa non esiste proprio, ma anche la metà non ci vale assolutamente, a me personalmente non è piaciuto. Mo ci vuole, anche se c'è il marchio Estée Lauder, io preferisco di gran lunga altri tipi di tonici. A prescindere dal prezzo, io sono innamorata del tonico della Sisley che costa 74 euro, di un altro tonico di una marca che vendono all'Alconad, Naturaline, che costa 4 euro. Cioè, c'è quello high cost particolare, c'è quello low cost, però questo proprio è pessimo e ve lo sconsiglio. Lo sto finendo per un discorso, riesco a terminarlo, è un peccato. Abbiamo il pigiamione Cancani, abbiamo. Chiedo scusa, c'è il piccolino che è impaziente, adesso finisco il video e mi dedico totalmente a lui.
Dopodiché io, e questo ovviamente ne metto poche gocce su un batuffolino di cotone perché non ho il coraggio di metterlo direttamente sulla pelle, e lo passo sulla pelle. Dopodiché io spruzzo sempre 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 un idrolato. Al momento sto utilizzando questo idrolato di Avril, acqua floreale di Blouette, equilibrante, certificata bio, per un costo di 6 euro, scritto qui, 200 ml, certificato EcoCert, l'inci non c'è. Ah no, forse è questo qua sopra, non lo so, vedete voi, non mi ci sono applicata più di tanto. Allora, costa poco, poco vale a mio avviso. In questo in particolare non mi è piaciuto, puzza. Come vedete, io sono, come vedete, Carmine, per piacere, a mamma non urlare, chiedo scusa, avevo annunciato che sarebbe stato un video movimentato, ma oggi va un po' così, passatemela. Vi prometto che la prossima volta lo affiderò al padre, lo farò in un momento in cui lui non c'è. Allora, quindi questo, stavo dicendo, 6 euro vale, perché non fa praticamente niente, sembra quasi un'acqua termale, ma nemmeno l'acqua termale, quindi non idrata, non riequilibra, acqua fresca. Ovviamente 6 euro sono comunque 200 ml, lo sto portando a termine faticosamente, e qui la vaporizzazione è ottima, ha una vaporizzazione molto molto, quindi penso che terrò lo spruzzino perché è una vaporizzazione molto bella. L'unica cosa che si salva è il packaging praticamente. Vabbè, e niente, io fatico a utilizzarlo anche perché puzzecchia un poco. A volte lo alterno con un altro, con quello che utilizzo la mattina, però vi dico la verità, vorrei cercare di terminarlo perché è un peccato. Cioè, quando, chiedo scusa, si scarica anche la batteria del cellulare, ce l'ho tutte contro adesso, vabbè, niente, quindi non ve lo consiglio. Dopodiché utilizzo il siero contorno occhi. Al momento sto utilizzando questo siero viso contorno occhi della Natura Allegro Natura, che costa intorno ai 18 euro. È un siero molto liquido, un po' appiccicoso, lo utilizzo da poco, quindi non vi posso fare una recensione completa. È completamente bio. Queste linci sono a 6 mesi di pau, 15 ml. Ho utilizzato anche altre cose dell'Allegro Natura, ma devo dire la verità, non mi sono particolarmente, cioè non è che faccia tutta la differenza, quindi sicuramente non è un siero senza infamia e senza lode, lo sto utilizzando, ma non ho intenzione di ricomprarlo, almeno per il momento non ho visto grandi risultati. Cioè, da dire che sono all'inizio, sono più o meno qui, anche perché ne basta pochissimo, una goccina. Però, non lo so, non mi convince al 100%. Poi magari ve ne parlerò meglio nei prodotti terminati. Ecco, spenderò qualche parola in più e vi dirò se lo ricomprerò o meno. Per adesso è un no. Dopodiché utilizzo il contorno occhi. Al momento sto utilizzando questa crema contorno occhi della Omnia Botanica 15 ml. Alla rosa moscheta, senza infamia e senza lode. È una crema... è una crema semplicissima, fatta in questa maniera, vi ripeto, senza fammi senza lode, costa sui 10 euro, a fascia bianca, quindi ne serve pochissima. Adesso ne ho messo una quintalata. Questa è una crema contorno occhi, ripeto, costa sui 10 euro e si trova nella grande distribuzione, ma è un ni fondamentalmente, non ho intenzione di comprarla perché questa mi è stata regalata da mia zia Rori, che saluto, ciao zia Rori, come la chiama mio figlio, Rorro, zia Rorro. Ma sì, la utilizzo perché tutto sommato il mio contorno occhi è un contorno occhi abbastanza difficile, se l'assorbe. A me piace cambiare, piace... vi ripeto, è senza infamia e senza lode, ci sta che io la riesco a utilizzare, quindi questo è già un grande passo avanti. Magari, ecco, andando avanti, perché sono proprio agli inizi, mi renderò conto se ricomprarla o meno, se al mio contorno occhi piace, perché al momento l'assorbe, ormai sto facendo crema a mani, l'assorbe, però
non lo so, non vedo che c'è quella grande differenza. C'è da dire che anche questo è agli inizi. Per quanto riguarda il siero viso, ne sto utilizzando due. Sotto metto questo siero della BioHearth, che costa intorno ai 6 euro e qualcosa. Siero viso, macchie e pigmentazioni, 15 ml, i famosissimi sieri della BioHearth. Questi piccolini. Ho fatto una cura intensiva di maschere per le macchie e pigmentazioni. Adesso ho utilizzato insieme alle maschere i sieri, il siero abbinato. Questo forse è il secondo e il terzo che sto utilizzando, e ne ho un altro nel cassetto, però sinceramente non credo che lo ricomprerò, perché a mio avviso non funziona. C'è poco da dire e da fare, almeno sulle macchie che ho io non ha fatto acqua fresca, non ha fatto assolutamente nulla, quindi ce l'ho, voglio provare, ecco, utilizzare quelli che ho, perché giustamente magari essendo solo 15 ml, perché facevo un calcolo dei totali utilizzati. Essendo solo 5 ml, magari, ecco, soprattutto per le macchie non è sufficiente, quindi... Però non lo consiglio. Quello che consiglio invece è il Double Wear Advanced Night Repair. Si è cancellato, ma ormai è uno dei miei must have. Io in inverno lo utilizzo sempre. Questo l'ho pagato in offerta sui 100 euro, era il flacone che è uscito per Natale da 75 ml. Io questo siero lo utilizzo tutti gli anni, ne ho già un altro di backup, anche se questo, come vedete, è a metà, ne bastano poche gocce, va insieme al trattamento, fa parte del trattamento, quindi va associato a un altro siero e ne potenzia l'efficacia. Ora, buono, molti dicono di utilizzarlo anche la mattina, io non ce la faccio, sta scritto per la sera e lo utilizzo la sera, perché io ho la tendenza a fare le macchie e sinceramente non rischio. Come anche dicono, va utilizzato anche sotto il solare, ma io non mi fido, perché se continuano a scrivere Night Repair ci sarà un motivo, quindi io lo utilizzo solo la sera. E vi dirò di più, il mio viso non lo tollera in estate, quindi io puntualmente, quando inizio a fare quel caldo, cerco di finirlo o lo metto via e lo riprendo a settembre o ottobre col fresco, tanto ho un paio di 12 mesi. E sinceramente io non ce la faccio a utilizzarlo d'estate, cioè proprio il mio viso lo ricaccia completamente fuori, lo sente pesante, lo sente eccessivo, quindi io ascolto il mio viso. Poi un trattamento che faccio due volte a settimana è questo Ibroche Serum Vegetal Rughe e compattezza, ecco, sto scritto peeling vegetale notte, ottimo. Io mi trucco da tanti anni, faccio skincare da tanti anni e vi assicuro che questo io l'ho pagato in offerta sui 16 euro, ma a prezzo pieno costa 22 euro, però si sa, l'Ibroche con i vari sconti, le varie cartoline che mandano del 40%, insomma si può fare. Ragazze, questo peeling è eccezionale, io certe volte lo metto anche più di due sere a settimana, perché dopo anni di trattamenti è l'unico prodotto che mi sta facendo chiudere i pori. Ebbene sì, lo dico senza vergognarmi, io ho visto un prodotto simile che adesso l'Ibroche ha sostituito con questo in un video di Beauty Passion. L'ho acquistato subito, è davvero davvero ottimo questo prodotto, mi sta aiutando a far chiudere i pori, soprattutto io qua avevo dei crateri, si stanno chiudendo e lo vedo ogni giorno di più, cioè funziona davvero. Quindi se avete pori molto dilatati, vi assicuro che questa è una mano santa ed è uno di quei prodotti che io non mi farò più mancare. Al momento sono qui perché ne basta davvero davvero pochissimo, lo sto usando da nemmeno un mesetto, ma io ho visto dalla seconda sera i risultati, ottimo. Sarà un ma più senza, fin quando, ecco, non vedrò i miei pori completamente chiusi, o non vedrò che, o vedrò magari, ecco, che inizia a non far più effetto, inizia a non, perché io li vedo fisicamente più chiusi, me ne accorgo dal fondotinta, me ne accorgo dalle performance
ragazze che ho, ottimo, ottimo, ottimo ragazzi, questo è un consigliatissimo, ottimo, ottimo, ottimo. Invece, ultimo step, vado veloce come crema viso, sto utilizzando questa di Loc Herber, schiarente per le macchie, non è bio, non ha un inci, ha un inci accettabile in realtà, non è malaccio, 30 ml, 12 mesi di PAO, ha questa consistenza qui, come vedete sto quasi alla fine, troppo schiarente non è, non ho intenzione di ricomprarlo, costa sui 25 euro, io anche qui l'ho trovato un'offerta perché la vendevo una sanitaria che stava chiudendo e quindi l'ho pagata a metà prezzo. Anche qui lo sapete, io ho le scorte proprio perché i prodotti li acquisto non quando mi servono, lo dirò sempre, ormai è il mio master, è il mio marchio di fabbrica, ma li acquisto quando li trovo con forti sconti, io li trovo, so che quel prodotto io lo userò prima o poi e lo acquisto, e poi quando ecco mi serve magari una crema schiarente piuttosto che una crema idratante, piuttosto che una crema anti-age, vado lì, scelgo quale mi occorre, come in negozio, e lo metto in uso. Questo ha un profumo buonissimo, un profumo di qualcosa di buono, inerente sempre alla natura, a quelle erbe, però quelle erbe officinali, quelle erbe buone, balsamiche, buono, 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 però non ho intenzione di ricomprarlo perché... Uno, il negozio che aveva questa marca non c'era chiuso, e due, perché effettivamente non fa quello che promette, nel senso che non mi schiarisce le macchie. La voglio portare a fine perché non mi lucida, non mi crea problemi, non mi ingrassa, mi dà il giusto livello di idratazione, non è malaccio. Però ripeto, aveva senso se fosse stata ci sono tante buone creme idratanti, questa aveva senso se fosse stata davvero schiarente, ma non lo è. Lo sto finendo per la sera, sono 30 ml, lo sto faticando. E magari, non lo so, a fine vasetto vedrò qualche risultato, però per adesso le macchie dei brufoli, quelle che io tanto cerco di combattere, perché a me durano mesi, mesi e mesi, per non dire anni, oddio, vedo dei miglioramenti, ma sono talmente lievi, comunque continuano a durare mesi, mesi e mesi queste macchie, cioè non è possibile, il brufolo in due giorni va via, perché poi ovviamente io lo so e non lo vado a toccare a dare fastidio, ma le macchie mi rimangono per mesi, e quindi io cerco di fare tutta questa esfoliazione e questo discorso schiarente, ovviamente col caldo il discorso schiarente terminerà, come ogni inverno, e mi butterò più secco su un anti-age, su un discorso sull'idratare il giusto, cambieranno un po' le esigenze anche in base alla stagione. Niente, questa è la mia routine, ho cercato di essere il più veloce possibile e dal tempo sono stata ripagata, spero che il video vi sia stato utile, che vi abbia dato qualche bel suggerimento, io faccio una bella routine consistente perché è il mio unico momento di relax in tutta la giornata, a parte lo stesso momento che mi prendo la mattina, dopodiché corri, il bambino, la casa, il lavoro, l'altro lavoro, insomma, combattiamo. E niente, questo è un bacio, vi saluto alla prossima. Iscrivetevi al mio canale, vieni qui a salutare amore, lui è il mio bimbo. Dove darti i trucchi? Ve lo presento, si chiama Carmine. Dove darti i trucchi? Saluto amore. Ciao! Ciao! E niente, mettetevi piace, un like se vi va, e mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, anche lui vuole partecipare attivamente. Ciao! E mi sono giù da pizzetta. Ciao! Ciao, ti uccido!